Ragazzi, ben ritrovati con un altro video della serie How to Trade. In questo caso prendiamo nuovamente in considerazione la top lane. Abbiamo due giocatori che si sono offerti tramite la mia pagina Facebook. Vi ricordo quindi di seguirla perché via via pesco qualcuno per fare dei coaching gratuiti direttamente dalla pagina Facebook. Come al solito, al raggiungimento di 200 mi piace pubblicherò un altro video e andrò a estrarre altre persone. Ci troviamo davanti a due personaggi che in passato venivano giocati molto spesso in top lane, parliamo di Jax e parliamo di Jayce. In questa partita appunto vedremo questi due giocatori che girano intorno all'Elo Gold, Gold Platino, non mi ricordo di preciso, e vedremo un attimino cosa combineranno in partita. Diciamo che è già un matchup difficile perché secondo me un champion con il range è sempre facilitato, soprattutto contro personaggi come potrebbero essere appunto un Jax che è melee. Jax rispetto a un Jayce a livello 3 ha già un buon potenziale di trade, soprattutto per il fatto che ha un gap closer sulla Q, un reset dell'auto attack sulla W e in più un'abilità che permette di schivare gli auto attack, che sicuramente non è male. Dall'altra parte Jayce è uno shapeshifter, cioè un personaggio che ha più di 4 abilità. Infatti, appunto, Jayce ha due spell sulla Q, due sulla W, due sulla E, a seconda della modalità dove si ritrova, se in quella ranged o in quella melee. Quindi se va modalità martello oppure semplicemente chiamiamola balestra. Allora, detto ciò, direi di velocizzare un attimino la partita. Lo startup iniziale Doran Blade è una pozza per Jayce, dall'altra parte pozza della corruzione. Quindi andiamo avanti, velocizziamo un attimino e iniziamo a vedere quelli che saranno, diciamo, gli errori commessi da uno dei due. Allora, Jayce intanto subito modalità cannone cercando di arrassare Jax, perde subito un CS, Jax cerca il conflitto melee. Allora qui vedo già un errore. Allora, come potete vedere, Jax sta cercando di combattere Jayce anche se ha meno HP di lui, in mezzo ai suoi minion. Guardate l'aggro dei tre minion che attacca Jax. Jax si è preso tipo 100 e passa danni gratis perché non è riuscito a stare fuori dal range dei CS. Quindi a livello 1 non vi buttate perché i minion vi possono disintegrare. Riprendiamo. Ok, la ras di Q da parte di Jayce. Attualmente Jax ha il vantaggio di avere 3 usi della pozione della corruzione. Però il discorso qual è? Che Jayce adesso ha più HP, ha quasi 300 HP in più e ha la possibilità di arrasarlo a distanza, cosa che Jax non può fare. Allora, utilizza la Q su un CS senza prenderlo. Purtroppo la Q va a mancare. Ecco la ras, doppio colpo. C'è il terzo, proc al Thunderlord. Ecco, per esempio, qui bisogna semplicemente cercare di far pushare la wave tranquillamente, non bisogna cercare un conflitto. Per esempio, rientrare qui in mezzo con tutti i CS davanti è un po' esagerato. Ok, c'è il first blood da parte di Jayce. Allora, dovete ricordare che i minion nella parte iniziale della partita fanno dei danni atroci. Se non potete gestire un trade, soprattutto se siete contro un personaggio a distanza, non forzate questi all-in. Perché Jax cosa ha fatto? Quando era nel cespuglio è risaltato su Jayce per sfruttare la E, stunnarlo e infliggere danni bonus. Ma facendo così praticamente ha fornito a Jayce l'opportunità di applicare l'Ignite e successivamente diciamo di prendere questa azione a suo vantaggio. Qual è il discorso? Uno dei motivi per il quale Jax non può tradare inizialmente contro un Jayce non è solo perché è a distanza, ma è perché Jayce ha l'Ignite. A volte le persone mi chiedono perché a volte teleport e a volte Ignite. Il teleport si usa per quando si potranno avere delle difficoltà in linea o semplicemente per quando si vuole essere un pochino più presenti in ottica teamfight, quando si gioca appunto qualche, o che sia una ranked o che sia una partita a 5, insomma si mette quando si vuole cercare di fornire un minimo di aiuto al proprio team per delle situazioni dove il top lane a volte riesce a non partecipare proprio perché sta in culonia, sta in cima alla top lane e finché non scende dalla montagna il top lane di solito sta a farmare. Dall'altra parte Jayce ha Ignite. L'Ignite si picca quando si vuole avere un predominio in linea. Per esempio qui Jax riesce a entrare con un ingaggio di E, però sta ancora in mezzo ai minion. Jayce riesce a utilizzare la E per spingerlo in mezzo ai CS e guardate quanta vita ha perso solamente grazie ai danni sia che ha fatto Jayce sia inflitti dai CS. Ecco, in una situazione del genere non conviene veramente mai cercare di continuare a combattere. Se vedete che la parte iniziale della linea va male,
date un First Blood perché può capitare, ragazzi, capita a tutti. Non forzate l'ingaggio. Per esempio, qui Jayce ha fatto una cosa molto utile. Ha utilizzato la E per allontanare Jax e di conseguenza buttarlo fuori dal range della, diciamo, della sua E. Ora, quello che voglio dire, Jayce riesce a prendere un'altra kill e fin qui ci siamo. Il punto qual è? Intanto su Jax devi cercare di capire che la E va attivata prima e quando ti butti sull'avversario la attivi sul momento, in modo tale che lui non possa effettivamente reagire. Ti dia una finestra di tempo di un secondo e mezzo, dove tu puoi fare auto-attack, W, auto-attack. Questo ti permette di fare un reset dell'auto-attack stesso e ti va a aiutare tantissimo in fase di linea, perché riesci praticamente a fare 3 auto-attack nel tempo di un secondo e mezzo. Quindi una volta che voi vedete che non riuscite davvero a vincere la linea, nonostante sia andato male l'early game, non continuate, tipo buttarsi così nuovamente con Jax, un livello quasi 2 sotto, per poi farsi respingere nuovamente indietro dal knockback di Jayce, non è per niente proficuo, anche perché adesso Jayce ha un livello in più, ma è al 6, questo gli permette di avere stat bonus, che tra l'altro sono anche molto forti, e ripeto, con Jax solitamente c'è un metodo per cercare di far funzionare le cose. Se vedete che avete difficoltà in early, puntate a farmare in maniera passiva, cioè lasciate che l'avversario magari prenda qualche CS in più, preoccupatevi di prendere l'ex dei minion. Solitamente se Jax si trova qui e non la stitta questi CS, lui prenderà comunque l'exp, perché dentro a un certo range dalla morte dei CS gli eroi vanno a ottenere un po' di esperienza. L'importante in top lane non è fare kill o uccidere l'avversario, ma è semplicemente prendere esperienza per rimanere pari livello. Poi tramite l'intervento del jungler o per il semplice fatto che Jayce è partito di goccia, quindi ha una build molto più lenta, Jax sicuramente riuscirà a performare meglio una volta raggiunto il 6, perché la metodologia per sfruttare bene Jax diciamo parte dal livello 6 in poi, è il momento dove diciamo date il massimo. Qui Jax si ributta, tra l'altro questo non era un brutto ingaggio se non fosse per il fatto che è al 5, perché aveva tantissimi CS, quindi se Jayce si dovesse girare o Jax dovesse farsi colpire da un'abilità di Jayce tipo la W in mezzo circondato dai propri CS, i propri CS lo andrebbero ad aiutare nel trade. Quello che volevo dirvi, la metodologia con la quale si arrassa con Jax è molto semplice. Una volta raggiunto il 6 si fa auto-attack e si sta fermi, perché ogni 3 hit si va a fare un danno bonus. Nel mentre si vuol fare il danno bonus si fa W più Q su target avversario, in questo caso appunto Jayce, e si va a applicare danno bonus della W, danno bonus della passiva della ulti più la Q, che tra l'altro va a inglobare lo stesso danno della W. In questo modo si arrassa l'avversario. Se l'avversario reagisce al trade si attiva la E, così o da forzargli un knockback, in questo caso Jayce tenderà ad allontanare Jax perché ha già preso praticamente danni della W, danni della Q più i danni della passiva, quindi tenderà a forzare il disengage, e questo permetterà a Jax, diciamo, di concluderlo, perché lo avrà vinto in quel caso. Escludo il fatto che Jayce si butti per fare tutti i danni possibili con un Jax con la E attiva. È proprio insensato. Una volta che vorrete fare un all-in, non dovrete far altro che ripetere lo stesso identico processo, cioè arrivare a 2 stack su 3 per usare la passiva della ulti e fare un danno bonus, attivare la W, saltare in sul target con la Q e poco prima aver attivato la E, in modo tale che la E ci mette tipo 0,5 secondi a partire. Saltate, attivate la E, lo stunnate e mentre stunnato vi tirate la botta che fa il danno bonus. Quindi voi saltate addosso, fate la solita combo più volte per arrassare e per concludere ci aggiungete semplicemente la E. Questo tenetelo a mente, perché la forza di Jax da livello 6 in poi è veramente disumana, anche perché la ulti fornisce stat difensiva e non è per niente male, soprattutto con champion che fanno danno ibido come potrebbe essere appunto un Jayce. Per esempio, stare in un cespuglio con la ward che abbiamo visto che l'avversario ha posizionato è praticamente morte certa, perché si permette all'avversario di fare quello che vuole. Ora Jax attiva la E, di nuovo la E di Jayce per disingaggiare, e a questo punto penso che Jayce passi in modalità cannone e effettui un auto-attack. Sarebbe la prima cosa che mi verrebbe in mente, oppure cos'è, un ignite, non lo so. No, decide di non andare. Vuol provare a inseguire, no? Se ne va, ok. Allora, chiaramente la fase linea qui è stata vinta da Jayce, veramente avanti, ora come ora, ma tutto perché l'errore principale che è costato la lane, secondo me, è derivato dalla prima wave, quando Jax si è buttato e è andato praticamente a finire nella backline della minion wave nemica.
E questo cosa ha fatto? Ha comportato che i CS lo hanno attaccato, gli hanno tolto più di 100 HP gratis in un trade dove poteva tendenzialmente aver vinto e finiva lì. Quando early game vi trovate a giocare Jax, ok? E dovete gestire la fase di linea e non sapete come fare, è molto semplice. Intanto partire di E non mi piace per niente. Consiglio la W, perché è un reset all'auto-attack. Voi dovete stare vicino ai vostri CS, alla prima wave, e quando l'avversario si avvicinerà per colpirvi o per colpire un CS, la cosa ideale è quando va a colpire un CS, voi cliccate sull'avversario, fate auto-attack, W, auto-attack, gli date 3 hit. Se avete il Thunderlord lo attivate, quindi andate 4 hit su 0, l'avversario sarà messo davanti a una scelta. Se attaccare voi o se lastittare il minion. Se lastittare il minion si è preso 3 hit gratis più il Thunderlord 4 hit, quindi voi avrete vinto il trade. Se si gira avrete comunque una hit di vantaggio e avrete fatto perdere il CS all'avversario. Tenetelo molto a mente e guardate bene i minion, perché nel momento in cui vedrete che i minion prendano l'aggro, tornate indietro. Cioè fate qualche click indietro, tornate un pochino, insomma, in backline. Aspettate che perdano l'aggro e ripetete l'azione. Tornate vicino ai minion a farmare come in questo modo. Se Jace si avvicina per lassittare questo minion qui, voi fate auto-attack, W, auto-attack. Cercate di sfruttare il fatto che Jax abbia un reset dell'auto-attack perché è molto molto forte. Allora, proseguiamo direttamente con questa lezione di auto-trade in top lane. Attualmente è veramente difficile recuperare una partita con un champion che ha una build che punterà a essere più forte in mid e late game, perché comunque la build con la Muramana tende a essere più lenta rispetto alle altre, però ti porta molti più benefici in ottica di late game. Quindi se si hanno difficoltà inizialmente quando Jace non ha oggetti da danno, chiaramente in mid e late game, quando avrà completato la Black Cleaver, una Yomu eccetera, ci andrà a troncare in 300 modi. Allora, continuiamo a vedere un attimo l'azione. Continua la rush di Jace tramite EQ. Jace sfrutta la Move Speed bonus fornita dal cancello, salta addosso a Jax, gli fa la sua combo e lo spazza via. In questo caso Jax è tornato indietro, ma si è dimenticato delle Summoner Spell. Ragazzi, l'Ignite è una Summoner Spell da tenere a mente quando l'avversario la usa oppure no. Qui c'è un flash Ignite e anche se c'è un flash tempestivo non basta e porta a casa la kill. Quindi, quello che voglio dire, quando vedete che avete delle difficoltà in linea, non continuate a buttarvi più e più volte. Date il tempo, cercate di giocarla un po' più passiva. Non vi dico ora aspettare contare su jungler, perché questa, essendo una sorta di simulazione, non ha il jungler. È la tipica simulazione di quando andate in solo queue e sia il vostro jungler che quell'avversario ignorano la top lane per 12 minuti. Molto semplice, però cercate comunque di giocare passivi e ricordate che se perdete il primo trade a pari equip, perdete il secondo e lui ha un oggetto in più, perdete il terzo, ragazzi, basta, basta fare trade, basta buttarsi, state lontani, state sotto torre e fate la strategia che si chiama Tower Hug, cioè abbracciare la torre. Voi immaginate il vostro champion che abbraccia la torre, non si schioda da lì e non ha intenzione di muoversi, perché non potete fare altro, voi dovete basarvi su recuperare l'esperienza. Se per attaccare e lassitare un CS perdete 200 HP, non è worth. Non è worth perché dopo 5 CS avrete perso 1000 HP. Quindi chiaramente darete all'avversario l'opportunità di uccidervi. Quindi piuttosto perdete un minion ma prendete l'exp. Prendendo l'exp, facendo livelli, avrete sempre l'opportunità di rimanere più o meno pari danno, perché le vostre stat aumenteranno e chiaramente non rimarrete troppo indietro. Poi con l'andare avanti della partita e completando 2-3 oggetti, Jax diventa molto più forte di Jace in ottica 1v1. Una cosa che voglio dire anche a questo Xioi, che comunque è un ragazzo che mi segue, è che dovresti cercare di imparare a utilizzare bene la E, perché con Jax fino ad ora la utilizzi sempre in maniera sbagliata. Ti butti e aspetti che lui tiri la E, ti spari via e poi l'attivi. Puoi riattivarla. Riattivandola lo stunni e sul posto gli fai auto-attack, reset di auto-attack con la W, auto-attack e poi se proprio non hai un escape perché non hai usato la Q, ti piazzi una ward dietro di te. Perché tanto inizialmente i trinket rossi non li compra nessuno, le pink nemmeno, se le comprano le mettono qua. Ti piazzi, metti che il trade avviene in questa parte, no? Cioè Jace è qui e tu sei qui. Tu inizi il trade, ti avvicini di E, lo stunni, auto-attack, W, auto-attack, hai ancora la Q, ti piazzi una ward dietro di te e la usi come trampolino. Salti sulla tua ward e disingaggi. Visto che Jax può targettare solamente unità alleate o nemiche, però in quel caso magari non è detto che ci siano. Tu ti prepari una ward in backline, un po' più indietro rispetto a dove vai a fare il trade, in modo da poterla sfruttare quando ti servirà per disingaggiare. Se tu devi forzare un disengage, chiaramente hai sempre una ward pronta, anche perché in early game difficilmente te la toglieranno. Comunque, ragazzi,
La partita praticamente finisce qua perché a 12:30 loro si fermano di fare replay. Qui Jace si mangia una quarta kill perché ha voluto aspettare troppo. Conveniva piuttosto aspettare qualche secondo per l'ignite oppure semplicemente buttarsi e pigliare la kill e poi dare lo shutdown oppure provare a perdere l'aggro. Visto che comunque Jace ha la move speed quando va a riattivare un'arma, può capitare tranquillamente. Quindi autotrade per la top lane finisce qua. Io ho cercato di argomentare e spiegarvi un pochino quelle che sono le dinamiche della top lane per facilitarvi lo stare in lane e tutto quanto. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like per supportare questa serie. Noi ci rivediamo con un prossimo video domani alle ore 15. Mi raccomando, continuate a seguirmi e fatemi sapere nei feedback cosa ne pensate di questa rubrica, di questa serie. La prossima tratteremo una bot lane, ve lo dico già. Ragazzi, Dreger88 vi saluta, ci vediamo al prossimo video. Ciao!